Radio Kalachnikov, eccoci ritrovati in questo dì di Ferragosto. Come sapete, Radio Kalachnikov ama passare in maniera vorticosa dal sacro al profano, dal faceto all'eccelso, dal dettaglio all'approssimativo. E sempre seguendo quest'indole un po' inquieta che ci tiene in bilico tra la parte oscura concentrata sulla fine e quella dionisiaca, cioè nell'immediato. Ma in questo dì di Ferragosto è della vita che vorremmo parlare oggi. Perché abbiamo ancora il vezzo di porci delle domande, nonostante la casa bruci attorno. E quindi oggi ci interroghiamo, basandoci sul nostro ormai acquisito personalissimo umanesimo marziano, nella particolare accezione di questo pensiero, in verità banale nella forma. Ovvero, cari amici, compagni dai campi e dalle officine, la più comune aspirazione di tutti gli uomini, sancita pure in alcune costituzioni, è la ricerca della felicità. Un tempo, quando c'era un orizzonte più preciso, più facile per molti aspetti, avremmo catalogato questo con una certezza incrollabile: è individualismo. E forse tecnicamente lo è. Ma è anche qualcosa di più antico. Per esempio, i Leopardi dello Zibaldone, che è un monumento del pensiero che oggi diremmo moderno e pasoliniano, o forse più correttamente quello pasoliniano, oggi potremmo definirlo post-leopardiano. Comunque nel 1821 diceva che finora è stata applicata alla politica la scienza delle nazioni, piuttosto che quella dell'individuo, delle sue mutazioni, della sua felicità. Ecco, ma noi siamo invece storicamente portatori dell'ipocrisia della diversità acquisita, cioè noi siamo diversi. Siamo diversi. Siamo diversi? Domanda qua, apro e chiudo parentesi. Mo. Che invece questa diversità acquisita è da cercare ancora. Comunque, questa felicità acquisita la, come dire, la sovrapponevamo, diciamo, al vivere e al pensare da giusti. Ecco. Ma allora tutto ciò, il vivere giusti, la felicità, è conciliabile con l'uguaglianza degli obblighi, la salvaguardia del plurale sull'individuale che sosteniamo da sempre per una società migliore di liberi e uguali? In sintesi, come si chiedeva il Vittorio Gassman nella Terrazza, è lecito essere felici se questo genera infelicità? Come sempre, Radio Kalachnikov non ha risposte. Buon Ferragosto.